Buongiorno, buonasera. Sono Silvio Danese, sono l'autore di questo libro che presentiamo oggi con Emanuela Piovano, intervista alla sposa, edito dalla Nave di Teseo. E ho chiesto a Emanuela Piovano di presentare con me questo libro. E il motivo forse viene fuori soltanto dicendo semplicemente chi è Emanuela Piovano. Emanuela Piovano è una regista e un'autrice di film italiana, è una sceneggiatrice, regista, produttrice e oggi anche distributrice di film d'autore, in genere con tendenza a prediligere il cinema francese, ma non solo. Ed è l'autrice di alcuni film importanti del nostro cinema. E, il motivo per cui Emanuela ha comunque molto a che fare con questo libro, è per esempio che ha diretto nel 1990 Le Rose Blu, un documentario bellissimo premiato sulla carcere femminile delle Vallette, l'anno dopo di un spaventoso incendio in cui morirono tante detenute. È un documentario composto dalle videolettere delle detenute. Perché è l'autrice di Le Stelle Inquiete, una bellissima trash TV di Simone Weil, perché è anche l'autrice dell'ultimo film L'età d'oro, dove la storia di una famiglia emerge nelle vie di sentimento, storia, e rancori e tutto quello che è sempre una famiglia, una grande famiglia. E perché è l'autrice anche di un film che si intitola Le Complici, di cui Morando Morandini ha scritto Tangenziale ai misteri e alle atmosfere del noir. Il film ambisce a esplorarne l'inconscio, a esplorare, scusate, l'inconscio della donna post-femminista. Allora, siamo qui a parlare di questo libro, chissà perché con Emanuela, ma adesso poi lo scopriamo lasciando Emanuela la parola con un grazie per la partecipazione a questa registrazione per Book City. Ma grazie, devo dire sinceramente, sei tu l'intervistato, non io, ma con questo esordio, ecco, mi sento in realtà dall'altra parte dello specchio, invece devo subito scavalcarlo e ritornare nel mio ruolo di questa trasmissione. Allora, intanto sì, effettivamente mi chiedevo in effetti perché avessi scelto me al di là di una certa amicizia che ci lega perché abbiamo reciprocamente seguito i Non te nostri l'ho detto, passi non te l'ho detto per dirtelo adesso in registrazione. in questi ultimi anni, quindi però ho capito effettivamente, non ci avevo mai riflettuto. In effetti il noir è una cosa che ci riguarda moltissimo come dire, abitanti della contemporaneità, perché appunto il noir, forse non tutti sanno che il neorealismo è nato da un noir, che era il postino suona sempre due volte, che da cui Certo. era stato Ossessione, che viene considerato il manifesto d'inizio di una delle più grandi scuole del mondo del cinema, che è stato e tuttora il neorealismo. Il neorealismo nasce non da una finestra sulla realtà, come poi si è creduto, forse poi anche per le contaminazioni con la nascente mezzo della televisione, eccetera. E come penso ancora adesso, se interrogassimo i giovani, non so fino a che punto pensano che il neorealismo sia questa finestra, per certi versi neutra, sul mondo. Invece non è così, il neorealismo nasce, vabbè, tanto dalla grande lezione dei formalisti russi, dove uno, per esempio, come Rossellini, alla cui scuola si era formato attraverso bianco-nero, no, eccetera, e attraverso invece il primo film del neorealismo è stato Ossessione, tratto da appunto il postino suona sempre due volte, che era un noir americano. Si è molto teorizzato su questa scelta da parte del neorealismo di attraversare appunto l'interpretazione della realtà con il genere del noir, e
sempre prevalsa l'interpretazione secondo la quale era una reazione al fascismo che diceva che appunto i panni sporchi si lavano solo in famiglia, e invece ecco che improvvisamente l'antifascismo metteva questi panni in piazza, no? E qui ne abbiamo di panni sporchi. Esatto, e quindi il noir effettivamente è sempre stato, e poi c'è una grandissima lettura appunto femminista o post-femminista della Dark Lady, delle famose Dark Ladies, che sono le eroine dei film degli anni 40, in cui appunto le donne avevano preso il posto degli uomini nelle varie fabbriche, perché gli uomini erano tutti impegnati nella Seconda Guerra Mondiale, e questo aveva spiazzato non poco gli equilibri della società, e sembra, secondo letture molto autorevoli, tipo Laura Mulvey, insomma, delle grandi teoriche studiose del cinema americano e inglese, che videro appunto in queste nuove eroine degli anni durante la Seconda Guerra Mondiale, una paura del maschile che improvvisamente demonizzava la donna facendola diventare assassina, perversa, eccetera, perché in qualche modo era terrorizzato dal perdere a causa sua il lavoro. Infatti poi c'è stata la risurrezione negli anni 50. Beh, tutto questo preambolo effettivamente, ma non mi era più venuta in mente questa cosa, perché effettivamente poi anche le complici, insomma, sono del 98, quindi sono Sì, passati un po' di sì. Beh, anni, e poi c'è stato. forse ci hai pensato perché ci troviamo anche nella storia di Stefania, la protagonista di questo libro, in una sorta di noir, perché comunque No, esatto, c'è un dico, ma omicidio. leggendo il tuo libro non ho mai fatto questo collegamento, Ah, perché in ecco. realtà il collegamento che ho fatto, intanto vabbè, devo dire che il libro l'ho letto proprio con grandissima passione, con grandissima voglia di sapere come andava a finire. Scusa, non è una Ah, diminuzione, ma grazie. penso che sia importante, perché comunque nonostante la tua grande lente anche filosofica, molto importante, di cui poi parleremo anche perché è un aspetto che mi interessa molto, però c'è anche un tuo importante impegno a raccontare qualche cosa che si faccia seguire, si faccia inseguire. Non c'è questa astrazione dei saggi neorealisti, insomma, della lettura del neorealismo post. E quindi l'ho letto con grandissima passione, e il primo collegamento che ho fatto non è stato assolutamente al post-femminismo, ma è stato a Truman Capote, che è un autore che a me piace moltissimo, che è quello che ha inventato il romanzo Verità, con Sangue Freddo, considerato l'inizio del romanzo Verità. E su cui ho fatto la tesi di laurea. Io ho Ah, fatto la tesi di laurea sul non l'hai mai cinema di detto. intervista, sul cinema di intervista, Ah. ma nella narrativa, quindi cinema narrativo di intervista, non nel documentario, cioè in che modo esisteva o anche nel documentario, in qualche modo la mia tesi cercava di smascherare le retoriche contenute anche nel documentario, che leggevo come se fosse appunto un'opera narrativa, e quindi comunque di filtro di interpretazione, anche se si vendeva coi panni appunto della cronaca. E uno che, vabbè, e poi un altro filone importantissimo che c'è nel tuo libro è appunto quest'idea di Dostoevskij, cioè di Dostoevskij come è stato studiato da un grandissimo studioso della letteratura che è Bakhtin, Certo. dove appunto lui parla di romanzo polifonico. Allora io ho fatto la tesi di laurea, e tutto il mio cinema, tutto il mio lavoro è stato all'insegna della polifonia, cioè dell'idea che quando uno fa l'autore comunque ha una grossa responsabilità etica, sociale, storica, di far parlare o comunque di interloquire con un altro da sé. Se poi vogliamo proprio arrivare al femminismo, c'è la famosa scoperta di quel personaggio minore di Platone, che era Diotima, che appunto Certo. sarebbe portatrice, a differenza di tutti i filosofi, di tutta la storia dell'umanità antropocentrica, comunque patriarcale, che la scoperta di Diotima era questa filosofa in grado, descritta da Platone peraltro, ma in grado di far parlare l'altro. Allora, il tuo libro è straordinario perché ripropone in chiave molto contemporanea, quindi molto leggibile, molto approfondita, però un tema che a me sta tantissimo a cuore,
che è appunto il tema di quanto una persona che si accinga a fare un film o a scrivere un libro riesce veramente a dare il senso che esiste un'altra persona. Ecco, che esiste e in che modo esiste, in che modo. Allora, il tuo libro è straordinario perché non è solo il racconto di quest'altra persona, che in questo caso è Stefania, che in questo caso è questa donna che sta in carcere e che parla con l'autore al parlatorio, quindi con un rito proprio assolutamente ortodosso, scandito, classico, unità di spazio-tempo, molto, molto bello, molto bella questa cosa, questo tavolino che separa questi due esseri che ricercano qualcosa di grande anche lotta, no? Perché Certo, appunto c'è certo. questo autore molto delicato, molto un uomo molto contemporaneo. Allora, per esempio, sempre per accettare questa sfida tua, mi sono rivista anche Basic Instinct, perché un Addirittura, allora altro, sì, me lo spieghi questo. un altro riferimento, secondo me, importante del tuo libro è Basic Instinct, cioè Ah. anche lì uno dei film più iconici dal punto di Sì. vista dell'interrogatorio o comunque del dialogo Ah, ho tra una capito. sospettata o sospetta e un Ho inquisitore, no? capito. Forse l'archetipo lì. Allora, Michael Douglas è questo personaggio proprio sbandato, cattivo, molto feroce con questa donna da cui poi viene in realtà giocato. Invece il protagonista di Intervista alla sposa è assolutamente un uomo contemporaneo, un uomo tra virgolette senza qualità, se vogliamo forse, c'è cioè un uomo Sì. che non si sa fino a che punto neanche lui stesso che cosa stia cercando e che si fa continuamente mettere in crisi dal suo interlocutore. Quindi questo è un qualcosa secondo me di molto attuale, di molto interessante, molto scientifico anche, per cui io penso che tu abbia fatto un lavoro anche molto 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 scientificamente molto importante. E quindi questo, vabbè, detto questo preambolo, ti posso chiedere delle cose, ma ecco, vorrei anche molto servire in questa, io la continuo a chiamare trasmissione, perché anche se non è, cioè, cerchiamo di trasmettere qualcosa Sì, anche. ma è una trasmissione, cerchiamo di trasmettere qualcosa. Vorrei che, come dire, vorrei essere il filtro di che le persone si pongano queste domande, cioè di come esista ancora la possibilità, sia da parte del cinema che da parte della letteratura, di interrogare il presente. Perché si parla sempre di raccontare la storia, e poi c'è lo storytelling, e poi c'è la creatività, e poi allora, ah, ma io ho il personaggio che ho inventato è più originale di un altro, e poi c'è il deposito dei diritti d'autore. Ecco, si è un po' persa, mi sembra, almeno io vorrei qua testimoniare, grazie al tuo libro, che esiste un filone molto importante e forse molto carsico, cioè molto sotterraneo, ma che è sbagliato che lo sia, e qui siamo qua per scoprire le sorgenti che zampillano, che invece non racconta, non inventa, ma pur inventando, perché mi sembra, poi te lo chiederò se il tuo romanzo è inventato o no, che però si interroga, cioè si interroga e ci interroga su una relazione col mondo, con una persona, con la moglie. Ecco, non è una cosa scontata, è una cosa secondo me molto nuova, perché nonostante viviamo in un mondo di trasmissioni continue, di digitalizzazione, di Facebook, di social, siamo come tutti sanno, nel mondo più asociale possibile, più autoreferenziale, più egoista, più chiuso nel proprio guscio. Quindi uscire dal guscio, interrogare e facendo questo interrogarsi, perché il tuo personaggio non è un inquisitore che ha la verità in tasca, non è il commissario appunto di tutti questi programmi strappalla a cui siamo abituati ormai, quindi questo programma dice noi siamo sempre dalla parte della verità e gli altri sono sempre dalla parte del torto. Il commissario, per esempio, di una pura formalità di tornatore, ecco, quella era un'altra ipotesi. No, scusa, ti ho interrotta. Ecco. No, ma devi interrompermi perché appunto sono in realtà Allora. per farti delle sono Sì, interlocuzioni in sì. forma di domande. Sì. Ma io penso che tu hai fatto tutte queste considerazioni perché per alcuni elementi che riguardano il libro in modo preciso, credo.
Prima di tutto, perché il lettore viene immesso nel libro a partire da un tavolo con due persone sedute. E chi sono queste persone? L'una è uno scrittore che sta cercando una storia, che sta cercando di orientarsi per capire qual è la storia giusta, il personaggio giusto per raccontare e per entrare in vicende di matrimoniali, di coppia, eccetera, finale tragico, e quindi per cercare di capire, al di là di quelle che sono le informazioni di cronaca che riguardano gli articoli di giornale, che cosa c'è, che cosa succede veramente tra le persone, in un amore, in una famiglia, per quale motivo è possibile che due persone si amino, si abbraccino, facciano l'amore, condividano tanto e nello stesso tempo poi finiscono in una situazione di progressiva aggressività. C'è una battuta della protagonista Stefania, che è l'altra persona seduta al tavolo, per dare l'immagine, per tornare all'immagine iniziale del libro in cui il lettore è introdotto, e questa battuta dice: io e mio marito ci siamo conosciuti, ci siamo amati, ci siamo uccisi. E lo scrittore, che è l'altra parte del tavolo, stando appunto a quello che dicevi tu, le due persone che si interrogano e che producono la storia su questa base, e lo scrittore dice: bene, ho in mano lo slogan per il lancio del libro. Ecco, e qui veniamo al secondo elemento per cui probabilmente tutto quello che hai detto è pertinente al libro, e cioè il fatto che scrivendo questo libro, già dall'inizio, mi sono trovato a pormi la domanda su qual è la via giusta per raccontare questa storia, cioè qual è la via giusta per calzare tutti i rischi di cadere nella prolusione, nello sviluppo di quel che in una parola, secondo me, totalmente inadeguata e a volte pornografica, è femminicidio, che io in 530 pagine non ho mai usato. E com'è possibile, sempre dalla parte dello scrittore, che questa, diciamo, che questa ricerca di via ci porti a scoprire in che modo raccontarla questa storia. In realtà, cosa è successo? Che ho tematizzato nel libro questa ricerca, e cioè, mentre lo scrittore fa inchiesta di questa vicenda di Stefania, che Stefania racconta in tutti i particolari, anche, come dire, quelli meno riferibili, che sono veramente quelli invece che ci permettono di andare a fondo di una storia di una vita, di una storia dei passaggi emotivi, sentimentali, della famiglia e della relazione, dei figli che nascono, di come si sono prodotte certe aggressività e come poi si sono risolte in un modo o nell'altro. Ecco come, intraprendendo questa strada, lo scrittore si trova in realtà in una sorta di presente, più presente, come lo chiamo io, che è quando, finiti gli incontri, cioè queste 5 giornate in cui si compone il libro, torna a casa e incomincia a sbobinare l'incontro. Tu ricorderai che c'è proprio questo gioco dei due presenti, il presente dell'incontro con Stefania, che è un presente che comunque imposta e poi sviluppa il rapporto tra loro due, che è determinante poi in una relazione tra maschile e femminile, la rivela, la espone, la sviluppa, ne rende le conflittualità. Quindi quel presente, e poi quello che anche lui chiama presente più presente, cioè lo scrittore seduto al tavolo che sta sbobinando. Ma cosa succede? Si rende conto che non sta solo deducendo e ritrascrivendo le battute di Stefania, ma in realtà sta ragionando con quello che dice Stefania
sta prendendo atto che quello che racconta Stefania del suo matrimonio, del suo rapporto con Dino, è qualcosa che ha a che fare profondamente con la relazione tra maschile e femminile, e che quello che Stefania sta raccontando è qualcosa che forse sta indicando da sola qual è la strada giusta, e cioè non un romanzo indiretto, non una costruzione di finzione, non ancora una sorta di sceneggiatura, diciamo così, da giocare con tanti personaggi e, come dire, con un rischio di gioco delle parti che potrebbe confondere e togliere probabilmente verità drammatica. Ma invece si rende conto che ciò che deve seguire è esattamente quello che sta facendo, e cioè affidare le parole di Stefania, una possibile verità della sua storia, quindi trascrivere le sue considerazioni e trascrivere, questo è il punto, l'interazione, cioè quello che deduce di questo incontro, e soprattutto quello che gli viene in una sorta di monologo interiore, che è poi la parte, diciamo così, quella che forse tu chiamavi più saggistica, ma che io vorrei invece agganciare a quello che è il romanzo, non dico contemporaneo, ma addirittura moderno, nel senso che la libertà del romanzo di vivere di parti narrative presenti e di spazi di considerazione, diciamo così, di detta saggistica, ma in realtà è, come dire, quel che si deduce da ciò che si sta raccontando e come ciò che si sta raccontando si apre al mondo. Ecco, quindi io mi sono trovato, come dire, a percorrere più questa strada che non un'altra, per esempio, che poteva essere semplicemente quella di una sceneggiatura pulita, che in realtà potrebbe essere una parte del libro, cioè quella che anche tu, durante una nostra telefonata, hai considerato di impianto teatrale. E infatti è di impianto teatrale, perché è in fondo il rapporto tra due personaggi seduti a un tavolo, e di lì nasce tutto e forse esplode una storia, e una storia che ci porta a fare un viaggio, come dico io, piuttosto complesso. Perché? E qui poi ti ripasso la parola. Perché quando un uomo fa del male a una donna, quando è aggressivo, quando un uomo arriva a uccidere una donna, c'è qualcosa che risuona nel tempo, nella storia, nelle religioni, non è più nell'attualità, non è più nella cronaca, è qualcosa di enormemente esplosivo, ed è qualcosa che riguarda, io dico, ogni maschio nella sua storia antropologica, perché è una specie di cursore. C'è un minimo, che è il nostro rapporto col maschile all'interno di una cultura, e c'è un massimo, che è l'espressione di questo maschile che può arrivare anche alla violenza, e cioè quella violenza che è data dalla incapacità di accettare il controllo sulle persone, il controllo sulle donne, il controllo sull'amore, l'incapacità di accettare la separazione. Io ho incominciato questo libro in un modo veramente stranissimo, non so se te l'ho mai detto. Mi sono trovato alcuni anni fa, mentre stavo scrivendo un altro romanzo, e che ho abbandonato perché mi sembrava un progetto troppo grosso per me, salvo cadere in un progetto enorme come questo, mi sono trovato a raccogliere cartellette che ho qui alle mie spalle, potrei farti vedere, ormai sono tantissime, sono diventate 5 cartellette, man mano che andavo avanti, articoli di giornali, di colleghi della cronaca, di bravissimi colleghi che ci davano il resoconto di birilli che cadevano, cioè donne, mogli, ex fidanzate, ex amanti, compagne, nuove fidanzate che o venivano violentate dai compagni o andavano al cosiddetto ultimo incontro o venivano semplicemente aggredite mentre si trovavano col nuovo compagno.
ed erano morti uno dopo l'altro, erano assassini e non riuscivo a capire, perché ho un'età, non è che nei precedenti decenni non mi sono trovato davanti a queste cose. Infatti, tra gli articoli che ho qui di fianco dal 2014 al 2020, ne ho poi trovato un altro del giorno, il mio quotidiano, che è del 96, e di lì ne avrei potuti trovare tantissimi altri. Ma la cosa che non riuscivo e avevo bisogno di interrogare era perché, cioè perché sento che mi riguarda. E prima di cercare una risposta, non so se vi potrei dire che ho scritto 530 pagine per cercare una risposta, che ho dovuto incontrare Stefania per dare questa risposta, e ho dovuto incontrare un alter ego come lo scrittore che interroga Stefania, probabilmente. Però, insomma, adesso vorrei lasciare a te magari qualche considerazione su questo, perché questa è anche questa una parte del libro, che forse c'è anche qualcos'altro poi. Ma appunto, per esempio, le parti filosofiche sono bellissime, non sono per niente appiccicate, né io poi sono anche per un cinema filosofico, quindi anche la sceneggiatura, quella tutta composta con l'eroe apicale, Certo. l'antagonista, non è che un aspetto del cinema, Cassimo, abbiamo degli esempi di cinema meraviglioso e che non rispettano questi parametri e che anzi divagano, hanno, anche se sono un po' una minoranza per il consumo, diciamo, di massa, ma insomma nei festival, nei premi, anche negli Oscar abbiamo visto degli esempi bellissimi di non sceneggiature. Quindi le tue considerazioni in particolare a me interessano moltissimo proprio quelle, c'è tutto un filo conduttore nel libro che si scaglia in modo anche secondo me abbastanza partigiano e mi è molto piaciuto contro appunto il voyeurismo, il cinema, il cosiddetto i reality, tutta quella paccottiglia di cose Sì. spacciate per realtà, in realtà che sono veramente dei pettegolezzi, sono uno sguardo molto perverso sulla realtà, tutto orientato appunto alla tresca, e mai invece con uno sguardo sereno, di accogliere la realtà con le sue contraddizioni, ma sempre alla ricerca, di uno stereotipo dentro quella realtà, quindi senza nessuna apertura a che cosa vuol dire un'avventura vera, un diverso vero, un altro mondo vero, no? Cioè, per fare un esempio, c'è Cristoforo Colombo che pensava che l'America fosse l'India e poi invece altri dopo hanno avuto lo sguardo più sereno per capire che non era l'India. Ecco, invece nel tuo libro c'è questa cosa molto rara di vedere le cose, continuamente velarle, svelarle, rivelarle, ricomporle, tutto consapevole che la visione è sempre un problema di traduzione, di interpretazione e però anche di sforzo di superare appunto la propria grammatica. E questo è veramente molto bello, secondo me, stavo per dire nel film, invece del libro. E quindi direi che è un libro molto prezioso per questo aspetto anche di ricerca, che non è così scontato oggi che siamo abituati a delle narrazioni invece tutte di parte senza che la parte venga dichiarata. E questo non è solo un vezzo di persona che come te è abituata a scrivere i testi, è veramente anche un vezzo di spettatore, secondo me. Cioè io non riesco a sopportare queste visioni a prospettiva unica, no? Con la lacrimuccia, con appunto il femminicidio. In realtà le cose sono molto più complesse, più sfaccettate, la dialettica è molto siamo molto più coinvolti in ogni processo. E quindi io anche come donna mi sono sentita anche molto coinvolta nel processo, ma anche come se fossi l'uomo, come anche se fossi la donna. E quindi invito veramente le persone a leggere tutto d'un fiato queste 530 pagine. Ho visto poi che sono anche online e che il tempo di lettura è 9 ore e mezza, io ci ho messo 7 ore e mezza. E poi Silvio ha una scrittura sincopata molto bella, molto anche questa, secondo me, anche come stile, è uno stile molto originale e molto, forse anche per la tua frequentazione del cinema, è veramente una scrittura cinematografica nel senso più alto del termine, cioè è una scrittura dove il montaggio è di nuovo un elemento importantissimo, che è un montaggio non invisibile.
Perché attenzione, il montaggio, noi siamo abituati ormai da una televisione, da dei format, da degli stilemi imposti, ad un montaggio invisibile, no? Dove tutto viene dato perché uno lo mastichi in fretta, come il gusto nel cibo, no? Viene tutto dato abbastanza per blocchi di gusto, Sì. vaniglia. Invece ci sono delle sfumature, ci sono anche ecco, e nel tuo libro questo continuo montaggio, non nascosto ma esibito proprio nel suo farsi immagine che poi viene smentita, e poi bellissimo anche questa dimensione sonora, che è un'altra cosa Ecco. molto la Cenerentola dei vari linguaggi. Oggi il sonoro, che in genere è un tappeto di musica sotterraneo, non c'è il silenzio, non sappiamo più cos'è, e invece che cos'è? Sono le parole, no? Il tuo libro è anche una ricerca di parole continua, Sì, sì. parole che si fanno immagine. Quindi, in questo senso, dicevo, è un libro filosofico, perché è un libro molto con molti strati, secondo me. Dovreste leggere, farlo leggere anche a Cacciari, secondo me. Ah. Sì. No, perché poi tu mi chiedevi anche di donne, di amiche, però è anche molto un libro, appunto, di uomo che finalmente riflette e dice delle cose su se stesso, sì, come sì, e sì. questo è anche l'aspetto molto importante di questo libro. E quindi io penso che sia anche un libro per filosofi, ecco, filosofi attuali, insomma, persone che abituate a riflettere anche politicamente. Vedo bene Sì. Cacciari. Cosa ne pensi? Chi è No, per io te il penso che lettore? Chi è per non te il credo che lettore, la Cacciari. Ecco, lettrice ideale di questo libro, del tuo libro? è una cosa che è veramente difficile da capire, cara Emanuela, perché da un lato il libro ha per il tema, perché è quello che può essere considerato un tema scottante e rischiosissimo, è un tema che, come dici tu, pare sia, come dire, prediletto da un certo modello di riflessione sulla cronaca attraverso la televisione, e la televisione, quando racconta queste storie, va a cercare i momenti eclatanti, cercando addirittura di rappresentarli. C'è un programma in specifico che vive da alcuni anni con la sollecitazione dei sopravvissuti, piangendo le vittime e ricostruendo i passaggi d'azione delle varie vicende con i testimoni e con degli attori, e sono sì, con dei set ricostruiti per cercare di produrre forte emotività. Allora, se c'è una cosa contro cui si muove questo libro, contro cui questo libro, ma non contro, cioè se c'è una cosa nella quale questo libro si muove cercando di scansarla e cercando di andare oltre, cercando di vivere indipendentemente, è proprio questa. E cioè nella far vivere le due persone, cioè l'intervistatore e l'intervistato, fare in modo che diventi problematico questo rapporto. E questa è una cosa che nessuna intervista reale su una pagina di giornale, nessuna intervista, per quanto lunga, televisiva, diciamo, nessun supporto mediale, per quanto grande, può dare, se non il romanzo, per quanto è capace di approfondire questo rapporto e per quanto è capace di renderlo mediato e conflittuale, è capace di suscitare quelle parti, come tu dici, di riflessione, che sono in realtà di autoriflessione su quello che sta succedendo. Io credo che per questo che tu dici, facciamolo leggere a Massimo Cacciari, il quale avrà ben altro nella sua vita, ma vorrei dire che mentre il libro è nelle librerie da qualche giorno, in questo contesto tremendo, e quindi ha una vita che è appena nata, e tuttavia in questa breve vita, è accolto molto, con grande sensibilità, con grande interesse dalle donne. Mentre, accidenti, questo libro è scritto da me. Stefania l'ho costruita io. Ho un'amica che
l'altro giorno mi ha detto: senti Silvio, tu però, dopo che io tu anche una Silvia migliorata, mi ha aiutato anche a scoprire delle cose, ha fatto una lettura intensa pezzo per pezzo, e mi ha detto alla fine, quando avevi il libro in mano, adesso però tu mi devi dire chi è Stefania. Perché per me è viva, io l'ho incontrata, è una persona che magari addirittura posso aver incrociato, ma mi sfugge. L'ho incrociata nella mia vita, io voglio saperlo. Ovviamente, neanche sotto tortura io rivelerò questa cosa. Ho dedicato il libro a Stefania. Stefania potrebbe essere una costruzione di tante storie, e se è così viva, io provo un'enorme emozione a sentirmi dire una cosa di questo genere, che è la stessa emozione che provi tu quando nelle tue sceneggiature e poi al cinema ti senti venire incontro persone a braccia aperte che ti dicono: ci sono stata, li ho incontrati, bellissimo. Laura Morante mi ha fatto sentire ancora la maternità per quello che è stata nella mia famiglia, eccetera. Tu sai di cosa sto parlando. Allora, io mi chiedo, tornando alla questione della ricezione del libro, come mai è difficile, come dire, che un discorso di questo tipo, riflessivo e autoriflessivo del maschile, che si confronta senza mezzi termini, adesso non possiamo raccontare dei punti nodali perché bisognerebbe anche, come dire, fare delle rivelazioni che non vogliamo fare. Allora, come mai gli uomini sono meno? Ma anche, e qui per l'ultima battuta, magari non so, ti ridò la parola, ma anche perché mi devo trovare davanti in un'intervista una collega che mi chiede: ma come mai ti sei occupato di una storia come questa? Ma perché? Ma perché tu ti sei messo a scrivere una storia come questa? La domanda, io capisco, come dire, è riferita al fatto che io di professione faccio il critico cinematografico, fatto per 35 anni. Io vedo sui tra i 350 e 400 film l'anno. Ho la testa, come dire, colonizzata dalle storie. Ho una giovanile esperienza importantissima nel teatro, come attore e come regista anche. Me la porto dietro, me la sono sempre portata nel cuore, la drammaturgia. E queste cose evidentemente si incrociano, sono venute fuori e nella struttura e nella parola, nel gioco. Il libro è pieno di dialoghi e ho lavorato tantissimo sul tempo dei dialoghi. Allora, però, tornando a questa domanda, ma come mai tu ti sei messo? Allora, certamente è anche questo, ma è anche perché un uomo deve occuparsi di una problematica che riguarda le vittime, come se le vittime fossero essenzialmente il centro di ogni reazione. Ma le vittime sono morte. E chi agisce, chi prevarica, chi ha una storia antropologica che conosciamo, chi sta al potere da millenni, chi nella biologia di Aristotele legge che notiamo che l'uomo comunque è superiore fisicamente, che la donna è inferiore fisicamente, l'uomo è più forte, la donna è più debole, per cui deriviamo che il marito ha la potestà, il marito è il proprietario dello schiavo quanto della moglie, e la moglie deve obbedire, salvo che poi Aristotele riconosca nell'etica che esiste l'amicizia anche tra maschio e femmina, e lì allora nascono delle contraddizioni, perché l'amicizia richiede parità. E che cosa succede tra Stefania e lo scrittore che non si nomina mai? Succede qualche cosa che è proprio la nascita di un'amicizia. E quando i due si trovano a una situazione di parità, le cose, come tu sai che hai letto il libro, cambiano. I piani sono diversi e nascono altre vicende e altre. La risposta che ho dato a questa persona è: ho scritto 530 pagine per risponderti anche a te.
ma credo che finché, come dire, ci poniamo questa domanda, finché ci interroghiamo sul fatto del perché un uomo fa, un maschio fa un libro di questo genere, beh, sicuramente ci allontaniamo sempre di più da quello che tutti speriamo, cioè da quei 2 secoli e mezzo che, secondo le statistiche, ci separano quantomeno da una parità. 257 anni ci vogliono, secondo il World Economic Forum, 257 anni per ottenere la parità economica tra uomo e donna. Quanto vogliamo metterci raccontando in forma aperta che siamo tutti una comunità e che soprattutto noi maschi abbiamo molto da fare, da scrivere, da girarci, eccetera? Quanto ci vogliamo mettere? Perché se sono 257 anni per la questione economica, quanti altri secoli ci vogliono per chiuderla, per fare che questa arbitraria condizione si riveli in un modo ridicolo? Cioè, se noi fossimo veramente capaci di salire sulla Luna, come io mi sono trovato in alcuni momenti scrivendo questo libro, diremmo: ma qua la Terra lì, ma è assurdo. Ma dalle origini, dalle scritture, è assurdo. È tutto assurdo. Vabbè, c'è poco da aggiungere, ma insomma, due cose. Una che appunto anche le ragazze si facessimo un po' furbe, per esempio, pretendessimo di avere come diceva Virginia Woolf, una stanza tutta per sé. Forse diciamo anche più che una stanza, un conto in banca tutto per sé, già migliorerebbero molto le cose. Invece, purtroppo, tutt'oggi molte donne, anche borghesi, infatti, tra l'altro, anche il tuo romanzo dipinge in realtà una realtà borghese, non una Interrompo realtà un momento, tu sottoproletaria. E questa è interrompo un anche una secondo. cosa inedita, perché si tende sempre a fare l'elogio, l'elegia del sottoproletariato, ma guardiamoci anche noi, no? Io ho Certo. tantissime Io amiche credo che tu evolute, evolute femministe, che non hanno un conto in banca e Sì. hanno testato se stesse. E questa è una cosa pazzesca, perché è veramente Sì. come bruciarsi sulla pira, ma neanche con una compagna in una Ti coppia riferisci a gay. quello che Cioè, racconta Stefania del suo matrimonio, sì, sì. Certo. perché poi c'è questo grosso problema anche del cattolicesimo, non so, della monocentralità della coppia, e questo sta accadendo anche nelle coppie nuove. Cioè, questa è una cosa, secondo me, ma questa è una visione mia che credo non interessi nessuno, ma comunque, per inciso, qui bisognerebbe anche proprio fare un ragionamento sulla coppia, perché adesso, per esempio, anche i matrimoni gay, tutto il movimento bellissimo e di grande liberazione gay, però ripropone questa supremazia della coppia intesa in senso hegeliano, che diceva ciascuna coscienza persegue la morte dell'altra. E io da quella cosa Certo. lì non sono ancora riuscita a capire come l'umanità ne uscirà. C'era la famosa Carla Lonzi che aveva scritto Sputiamo su Hegel, aveva tentato in un modo Sì, molto, molto elaborato un'uscita da questa cosa, però mi sembra che poi non sia stata lettera morta o uccisa, non lo si sa, o proprio certo. abortita. E poi l'altra cosa invece che mi veniva in mente, rapidissima, in quello che dicevi di questa signora che ti ha detto dello scarso interesse, secondo te, degli uomini e delle donne anche un po' stupite che un uomo si prenda carico di scrivere un libro così. Io invece lo vedrei, intanto, vabbè, intanto è appena uscito, quindi io invece ti auguro e sono convinta che sarà un cammino in discesa, molto una Hall of Fame molto bella Aspetta. di questo libro, questo è un augurio. Però ti voglio dire una cosa, visto che citavi la Morante, anche il lavoro di regista mio, eccetera. Sì. Sai che c'era i sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello? Certo. Secondo me oggi ho l'impressione che la nostra ricerca sia invece i sei personaggi in cerca di attori, perché oggi nessuno, allora tutti fanno gli attori oggi, perché sai, selfie, quindi oggi viviamo in una proprio esplosione, ciascuno di noi è un attore dal mattino quando fa la popò, alla sera quando va a dormire, ma nessuno, a partire dalla Morante, che è una delle più grandi attrici contemporanee, Certo. nessuno oggi accetta di buon grado, serenamente, di interpretare il personaggio che non ritiene essere se stesso, cosa che invece doveva essere l'essenza dell'attore, no?
Adesso è molto difficile che gli attori interpretano. Allora, siccome il tuo libro, da questo punto di vista, è davvero una drammaturgia aperta, perché uno lo assuma come partitura e non quindi come identificazione passiva, non come selfie, non Sì, come capisco. specchio, ma come Sì. partitura data a un esecutore da suonare, da cantare, c'è un rifiuto da parte dello spettatore oggi di essere, tutto questo lo do come pillola per Sì. cacciare, cioè pensaci su questo, perché il tuo libro è un autore in cerca di attore e oggi raramente le persone hanno voglia di essere attori su una partitura tua. Questa forse è la difficoltà, che però può essere anche la sfida di questo libro, perché invece può essere proprio laddove tu trovi gli attori, cioè trovi le persone che invece sanno giocare, sanno mettersi nei panni degli altri, cosa appunto io lo metterei proprio come claim della pubblicità di questo film. Mettetemi nei panni, sapete mettere, gioco di ruolo, sapete mettervi nei panni, uscire dai vostri panni, perché in fondo anche l'autore non fa che uscire dai suoi panni tutto il tempo, con fatica. Però ecco, il gioco Certo, del libro, questa certo, intervista è certo. veramente vabbè, insomma, No, è sapendo chiaro, certo. l'intimo dell'intervista, secondo l'Oxford Dictionary citato nella mia tesi, appunto, l'incontro e non l'inchiesta, non l'inchiesta poi poliziesca, non è l'intervista, Certo, nasce certo. tra l'altro come parodia, pensa, parodia che facevano quelli che i corsivisti, Sì, diciamo, sì, sì. dei processi. Quindi Sì. è una messa in parodia del linguaggio anche aulico del giudizio, e poi diventa appunto incontro, cioè l'incontro, l'interview. E quindi, insomma, auguri. Bene, 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 io ti ringrazio tantissimo, ringrazio chi ci seguirà a Book City e niente, sei stata veramente molto Grazie presente e ti ringrazio per le parole che hai detto. a te di questo bellissimo libro che invito tutti a leggere e a intervistare, intervistate da questo Grazie, libro, grazie. anche se siete nubili, Arrivederci. anche se siete nubili. Sì, arrivederci.